Ennesimo aereo. Viaggiano tutte le ore, se non ce ne liberiamo più. A far pulizia, questi sono tutti i pezzi che ho ancora, oltre ad altri che ho ancora a casa, avanzati dopo la fabbricazione del pollaio nuovo. Ne ho ancora diversi pezzi, perché quello che mi aveva, che avevo smontato all'epoca, che avevo barattato appunto come dicevo nel video, era veramente grosso, era veramente un bel impianto grosso. Vedere se sto registrando, ma sì, certo, hai visto? Vlog, la vita in casetta, il canale di Mauro, gli occhi di Mauro, il canale vivo, quello dove si fanno le cose davvero. C'è un po' di casino, perché effettivamente c'è molto casino in giro e devo ancora finire di sistemare parecchie cose. Una volta i pollai erano in questa posizione, poi l'ho smontato, avevo quattro box, il principale era dall'altra parte e altri tre da questa parte. Poi da lì ho ricavato un pollaio unico che preferisco. Ci sono dei momenti in cui è soltanto un gran spostare di robe e basta, perché si pensa di mettere una cosa in un posto e poi di lasciarla in quel posto, dopo ti viene in mente di fare qualcos'altro e devi spostarla ancora un'altra volta. È un continuo sposta e sposta. Devo toglierli per alleggerire la rete, perché la rete sta spingendo, vedete, è da fissare tutto ancora e da completare l'ombreggiante lì, il vedo non vedo lì, l'oscurante che devo mettere. Macello è un macello, guardate, veramente qua quando viene giù che piove tanto, quel campo porta giù un sacco di terra. Loro naturalmente non si preoccupano di questo problema, hanno già interrato 30 cm di questa recinzione. Arrabbiarsi non serve, con quella gente qua. Prendere i chiodi, vedere se ce ne sono rimasti ancora, faccio il giro con i chiodi, con dei fil di ferri la leggo meglio,
e una volta che ho sistemato la rete posso iniziare a stendere l'ombreggiante, il vedo non vedo lì, come si chiamano, quello verde, rete ombreggiante. Vado in baracca a cercare dei pezzi, vedo se ce ne ho per riprendere i lavori. Sì, qualche chiodo ce l'ho ancora, ho verificato, fil di ferro, tenaglia. Faccio il giro dall'esterno perché voglio andare a sedere e sistemare questa rete. Adesso vediamo se Ruben mi viene dietro. Complicato conficcare i chiodi perché sono stagionati i travi, sono durissimi. Sono durissimi. Adesso sto arrivando alle spalle della fotocamera. Per la buona riuscita del video, io adesso in questo momento devo staccare, mettere in pausa, portare la fotocamera di fuori e farvi vedere cosa sto facendo dalla parte fuori. Dovrei prendere altro cavalletto con la seconda fotocamera, poi diventa un casino gestire anche l'audio. E quindi niente, quindi adesso lo mettiamo in pausa, lo porto fuori, faccio il pezzetto, poi quando lo monterò a casa farò i tagli e intersechiamo le parti e si fa, insomma, alla fine è bello, è un canale vivo, lo dico sempre, quindi pausa e si va a fare il resto, dai. Proprio non tiene.
questa è abbastanza bella fissa. È abbastanza fissa come rete. Ora affrancata bene la rete è possibile. Adesso dovrò verificare quelle potature, perché comunque abbiamo delle piante che passano dalla parte di qua e purtroppo danno dei problemi di confine, e poi si può iniziare a stendere l'ombreggiante, quindi non è malaccio come lavoro, dai. Sta andando abbastanza bene per il momento. Come vi dicevo, devo fare una sfoltita di queste piante perché comunque passano il confine e la gente si lamenta e poi gli picchia dentro col trattore e me le taglia. Nel modo che passino di qua, meno possibile. Tutti quei legnetti lì poi finiscono nella compostiera, naturalmente. O faccio le fascine per accendere la stufa o fanno a finire in compostiera, tanto la pianta comunque è grande, soffrirà un pochino ma non tanto. Sei dentro, non c'è bisogno che esci. Detto spostati Ruben, per favore non andare fuori, ti ho detto stai dentro e spostati, non vai fuori.
adesso. Il lavoro principale da fare adesso è sramare tutti questi pezzi che ho spoltito, queste piante, perché chiaramente non potevano più stare così, e adesso dividere i rametti più piccoli, poi fare del compostaggio, dei riempimenti alla recinzione, come sto riempiendo per fare in modo che non ci siano più passaggi sotto la rete. Tutto qua. Adesso riprendo l'islamo con la cesoia e poi piano piano, si sta facendo sera, si è innuvolato, c'è più fresco, vado a vedere se la stufa ha bisogno di un carico, poi magari metto su l'acqua per il tè e avanti. Va bene, andiamo avanti, via. Purtroppo sono andato a sgridare Ruben, che era già posizionato sul motocarro, e allora l'ho messo in pausa perché gli ho tirato quattro madonne. Perché ho scoperto che lui gli piace viaggiare, non viene qua perché vuole stare con me, viene qua perché gli piace andare a spasso col motocarro. Allora, appena apro il cancello, come vi dicevo, lui cosa fa? Esce, si siede sul motocarro e sta lì a aspettare che io parto. Ma anche un'ora, due ore prima, proprio non ci stiamo. Non ci stiamo. Che era un pelandrone l'avevamo capito. Che era veramente un pelandrone di prima scelta l'avevamo scoperto già tutti. Ma non pensavo fino a questo punto. Quello, la pianta lì con quella specie di motosega che c'ha in mano, ci fa un favore. Tu vieni qui in casetta per passare una giornata tranquilla, mi trovi sempre qualche fastidio. Vabbè, ma ogni tanto mi ci metto anch'io a dare fastidio, per cui ci sta, no? Se ogni tanto lo faccio io, uno compensa, una cosa compensa l'altra, direi. Thank you.
Eh no. L'unica speranza è che spacchi la catena o finisca la benzina. Perché non ne abbia più da fare ancora, mi serve. Di solito non succede così. Una fortuna del genere è rara. Perché si portano la catena di riserva e la benzina di riserva. La mia speranza è che finisca, che spacchi la catena o qualcosa, ma ciò non avviene. Le galline sono libere, non so se non si vede dentro da quell'inquadratura lì, però sono comunque in giro libere. Hanno girato fino adesso vicino alla compostiera. Troppo, non lo so, guardate se si vede dentro. Aspettate, mi metto un attimo fermo così e zoom. Sullo sfondo lì, davanti al pollaio, ci sono le galline che stanno razzolando. Sono libera da questa mattina. Queste sono le vere galline ruspanti degli orti di Mauro, quelle di cui poi io distribuisco le mie uova quando le ho, chiaramente, ai miei amici e clienti. Dire clienti è brutto, però forse è meglio di no. Allora, spostato ancora il cavalletto, vediamo se l'inquadratura rimane bella. Finisco sto pezzettino, poi inizio con una minima difficoltà a francare anche la parte sotto, perché con la mia gamba che non si piega bene ancora devo faticarmi il meno possibile. Siamo arrivati in fondo, amici, ho perso qualche punto nell'erba, purtroppo devo dire che qualche graffetta mi è caduta nell'erba, però a regola ho finito. I vari rumori molesti sottofondo sono quasi terminati, così come il mio lavoretto che dovevo fare oggi. Adesso io non so se questo video lo vado ad integrare ad altri o cosa ci farò, perché è un momento di vita e di lavoro del canale, perché come dicevamo prima è un canale vivo, un canale dove le cose si fanno sul serio. Poi nelle mie descrizioni non trovate i link delle cose che uso e che mi compro, perché io non devo vendervele. Se qualcuno di voi vuole sapere dove ho preso certe cose che adopero, magari me le chiede in privato e io gli posso anche dire come fare, ma non avendo nessun tipo di contratto e di impegno con nessuno, non ho bisogno di darvi dei link per comprarvi delle cose. Arrangiatevi, cercatevele in rete dove costano meno e o dove sono più buone, fondamentalmente. Non deve solo costare meno una roba, deve essere anche bella. Se vi è piaciuto, pollice alzato. Se non vi è piaciuto, come sempre, pollice abbassato. È pomeriggio, la stufa è ancora accesa, sta calando il sole, siamo a metà novembre, per cui no, a metà, siamo all'inizio di novembre, siamo al 5, il 6 di novembre, quindi diciamo che fondamentalmente l'autunno è inoltrato, il sole sta calando a quest'ora, per cui il fresco arriva. Allora io entro nella casina, metto sul barattolo con l'acqua con il mio tè,
ho una tisana, adesso vedo cosa voglio fare.